Ciao a tutti ragazzi e bentornati su The Guardians. Io sono Splash e come ogni venerdì mattina Xur, la gente dei 9, è di nuovo in torre e quindi eccoci con il nostro appuntamento delle esotiche della settimana. Vi ricordo inoltre che Xur è in torre dalle 11 del venerdì mattina fino alle 11 della domenica mattina. Come potete vedere quest'oggi è al famosissimo bar della torre. Andiamo un po' ad analizzare che cosa vende in tutta la sua interezza. Dunque, vediamo un attimo. Abbiamo, oh benissimo, Empyreo bellicoso, casco esotico per la classe titano, ve lo mostro qui, che sembra avere tipo dei macchinari al suo interno. Questo io non ce l'ho ancora, quindi lo comprerò e eh, andiamo a vederlo nel complesso. Propulsioni antigravitazionali, prendere la mira mentre si è in volo trattiene a mezz'aria per breve tempo, quando è super piena le sfere di luce ricaricano l'energia corpo a corpo. Abbiamo un aumento di intelletto o di disciplina, abbiamo ombra inversa che aumenta la superenergia fornita dalle uccisioni dei mostri dell'oscurità, normalissimo carico pesante con cui uccidere i mostri dell'oscurità con armi pesanti fornisce super energia bonus e infine abbiamo sto già meglio le sfere di luce ripristinano la rigenerazione dello scudo diciamo che di prima acchito non mi sembra nulla di eccezionale però comunque lo comprerò per collezione per quanto riguarda il cacciatore abbiamo la maschera del terzo uomo pezzo che deriva direttamente dall'anno 1.0 Vediamo un po'. Abbiamo corrente instabile. Gli attacchi di lama ad arco usano meno superenergia. Quindi, come il vecchio casco, abbiamo o un aumento di intelletto o un aumento di forza di 32. Abbiamo anche per questo pezzo ombra inversa. E carico pesante e in più infusione che ripristina la salute ogni volta che raccoglie una sfera di luce, quindi bene o male dovrebbe essere rimasto praticamente identico per quanto riguarda i perk principali e fondamentali di questo casco. Questo davvero ve lo consiglio per tutti gli amanti della lama danzante: è davvero un must have. Come pezzo per lo stregone, anche qui abbiamo un casco direttamente dall'anno 1 teschio del terribile Amkara. Dove abbiamo illusione di grandezza, danni minori subiti utilizzando bomba nova e prosciugamento potenziato. Abbiamo un aumento di disciplina o di forza, abbiamo mani del sacco con cui uccidere i mostri dell'oscurità col corpo a corpo fornisce super energia bonus, abbiamo ripensamento con cui uccidere i mostri dell'oscurità con armi speciali fornisce super energia bonus, quindi cambia rispetto agli altri due caschi che abbiamo visto prima, e infine abbiamo rinvigorimento, energia bonus al corpo a corpo quando raccogli una sfera di luce. Infine abbiamo quest'oggi gli engrammi per i busti esotici, quindi finalmente non porta solo gli engrammi per i caschi, abbiamo i soliti engrammi storici, sempre a di armi pesanti purtroppo, vi ricordo che per 31 strane monete avete un engramma che vi, che vi dà la possibilità di trovare un'arma pesante dell'anno 1 esotica ovviamente, quindi anche il Gallaron. Infine abbiamo nelle curiosità la bobina di smeraldo, il propulsore. Le sintesi pesanti, il tre di ori e gli aghi di vetro che vi consentono di cambiare i perk di un'armatura esotica. Infine, per due strane monete, possiamo anche acquistare una particella di luce. Io con questo vi ringrazio per la visione di questo video, spero vi sia stato utile. Fateci sapere nei commenti che cosa comprerete quest'oggi, o comunque nel weekend DAXUR. Iscrivetevi al canale, mettete un pollice in su a questo video. Potete anche seguirci sulla pagina di Facebook, su Twitter, su Twitch e su Banji.net, dove trovate il nostro clan The Guardian Seat. Ciao a tutti, alla prossima Guardiani!